quando il Papa è uscito e praticamente ci ha salutato, dopo ci saluta con la mano di dietro. Sei giornalista, e poi mi aggiungere attacco. Tutto bene, Santo Padre? Auguri, Santità! Auguri! Non ce l'hai posto? Vai! Il Santo Padre, cadendo accidentalmente nella sua residenza, ha riportato una frattura scomposta del polso destro, quindi perciò è stato sottoposto ad un intervento di ortopedico, ovviamente di riduzione e di sintesi della frattura stessa in un contesto di in anestesia loco-regionale, quindi non in anestesia generale. Attualmente sta bene, sereno, e qui si conclude un po' l'informazione, ecco, nella sua sostanza. Quando verrà dimesso? Avete accertato dei fenomeni, diciamo, di malore? Certamente li abbiamo esclusi. Sarà in grado di recitare l'Angelus domenica? Penso di sì. Sullo stato normale. State grazie. Attrezzando qualche cosa nella sua vita? Ma un paziente particolare, ma un intervento chirurgico, cioè una frattura del polso che ha necessitato di questo intervento, questo piccolo intervento per riallinearla nel miglior modo possibile. Una frattura di routine che capita tutti i giorni. Per cui... Ma lei un po' emozionato, lo era? Operare il Signor Nessuno o il Santo Padre, di differenza c'è, certo, ma l'intervento è venuto molto bene, le radiografie post-operatorie dimostrano un ottimo allineamento della frattura. Ottimo, disponibile, non ha creato problemi, non ha avuto nessuna difficoltà a farsi fare l'anestesia che, essendo un'anestesia fastidiosa, tutto molto bene.